Dusty, vai a scuola! Non vuole. Vai a scuola, Jenny. Dai su, a scuola, veloce. Andiamo. Andiamo. Dai, dai, tutti a scuola. Pronti, via. Lì ci sono i zainetti di Dusty, si va. Dai. Non vuole. A posto. Iniziamo bene. Eccoci in macchina, pronti per andare a scuola. Guarda già, c'è ancora che è tutto. No, no! Non vuole fare niente lui oggi. Non ha capito che deve andare all'asilo anche lui. Finalmente. Ma all'asilo, Justin? Vale, quasi va al tuo asilo. Ah, ha detto di sì. Ah, vuoi andarci, Justin? Sì, sì, va bene. Sì, ma lui adesso appena arriva là non mi guarda neanche più. Allo, cosa c'è? Le scarpe? Sì, sì. Guarda qua, ecco, guarda qua. Stiamo arrivando. Pronti, partenza. Via. Via. Sono ancora qua. Via. Io ho un sonno da morire, non ho dormito nulla. Nemmeno io, però no. Sei felice di andare a scuola? Ecco qua l'asilo di Justin. Già qualcuno si è presentato, ma siamo in ritardo come al solito. Vabbè, ma io entro alle 9. Tu entri alle 9, ma Justin trova alle 8, sono le 8:10. Vabbè, inventi qualche scusa. No, sto scherzando. Ci guardiamo la situazione. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Eccoci qua, ragazzi. Siamo adesso al bar, abbiamo lasciato Justin, è stato bravissimo, non ha pianto, è andato con la manina con la maestra, solo che io mi sono emozionata lo stesso. E niente, adesso facciamo colazione con Jennifer, perché lei oggi entra alle 9 e Justin esce alle 9, quindi faccio colazione al volo, che ora sono adesso 8:30, avete sentito anche le campane. Facciamo colazione al volo, la vado a portare, guardate i gesti che fa, la vado a portare davanti a scuola, 5 minuti, 10 minuti prima, e poi andrò a prendere i gesti e si inizia. Sì? Jenny, allora sei pronta? No. Non sei pronta ad andare in prima media? È la prima media, Justin l'asilo, sono le 9:15, abbiamo già finito di fare colazione, sto fumando una sigarettina e poi si parte, ragazzi, si parte in questa nuova avventura. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo ritirato Justin all'asilo, è stato bravo, vero? Cosa ti ha dato la maestra? Oddio, si è scollato, dopo lo sistemiamo. Casa, va bene, sei felice, amore? Ti è piaciuto l'asilo? Tanto tanto? Ti piace? Domani vuoi ritornare? Hai tanto sonno però, vero? Sì. Adesso la mamma ti porta a mangiare la brioche, va bene? Che bello. Bene, missione compiuta, è andata tutto bene, ragazzi. Jennifer l'ho lasciata anche a lei a scuola e lei esce a mezzogiorno, quindi adesso io porto il mio piccolino a fare colazione, così riusciamo a ambientarci, a svegliarci presto la mattina e a prendere una routine sana. Dimmi, amore, dimmi. Stai facendo colazione? Sì, Tade. Stai facendo colazione con la tua rana? Non c'è il tuo telefono. Fai colazione con la tua rana? È a casa il tuo mio. Saluta, saluta. Niente. Justin, dove siamo? Aspettiamo Jennifer che arriva. Adesso vediamo qua se esce Jennifer, vero? Se esce la sorellina, va bene? Non mai sorellona, infatti. Adesso vediamo dov'è. Jenny, è arrivata Jenny, Justin.
La salicalina. Andiamo a casa a mangiare la pappa. Dai, andiamo. Andiamo già. Pulmino, sì sì. Justy, cosa hai fatto, Justy? Cosa hai fatto? Ti sei messo i tuoi stivali da solo? Che belli! La mamma? Te l'ha comprati la mamma? Aiuto, ma sono di pigiamax questi? Ma dobbiamo tagliare il filo, mamma! Ma che bello che sei! Questi li porti a scuola? Ecco, tirali via che dopo tiriamo via i fili, va bene? Saluta tu. Mamma. Dimmi tutto, amore della mia vita. Mamma? Sì, mamma, adesso ti tira via i fili, va bene? Mamma, non papà. Oh, non posso metterli io, vuoi che li metto io? Non posso. No. Guardami, guardami, Monello. Mettili soli, dai. Fammi vedere come sei bravo, dai. Fammi vedere, dai. Ding. Dai. Bella. No, questo va nell'altro piedino. Prima l'ha messo giusto a capo, allora. Hai azzeccato. Nell'altro piedino questo. Va bene, dai. Cosa fai, Justy? Ti incastri con le scarpe! Guardate lo scivolo che ha Justy, guardate che bello! Quanti attrezzi, parco giochi adesso, definitivo qua! Saluta papà che va al lavoro, ciao! Sì, li lasciamo, ciao! Ecco, si è arrabbiato. Allora, ragazzi, sono quasi... 1:20. Jennifer è uscita a mezzogiorno da scuola, come avete visto. Adesso stavamo mangiando, però qua si mangia a rate perché già si continua a disturbarmi, vero? Monellino, sei stanco tu, vero? Speriamo che dopo faccia il riposino pomeridiano, così io poi mi posso sistemare per poi andare al lavoro. Alle 5 devo andare. Bene, guardatelo. Dai, fai lo scivolo. Bravo! Mamma, che disastro. Ho il terremoto dentro casa, ragazzi. Il terremoto, guardate qua. Disastro. Bene. Ora finisco di mangiare e poi ci vediamo dopo. Rieccomi qua, ragazzi. Oggi siamo al giorno seguente a quello che stavate già guardando, perché ieri, dopo il pranzo... Oddio, mi siedo un attimino perché sono stanca. Dopo il pranzo non sono riuscita più a riprendere nulla, perché poi già si è fatto il riposino pomeridiano, poi si è svegliato alle 4:30 piangendo e io alle 5:15 dovevo essere al lavoro. Non vi dico come sono arrivata al lavoro, esaurita, perché poi prima di andare al lavoro dovevo accompagnare i piccoli da mia mamma. E quindi, oddio. E quindi non sono riuscita più a fare nessuna ripresa. Comunque oggi è stato il secondo giorno di asilo, ha fatto anche oggi un'oretta dalle 8 alle 9 e oggi è andata un pochettino così così, perché la notte lui si addormenta tardissimo, aspetta mai che torno da lavoro, quindi prende sonno alle 2 alle 3 di notte, ragazzi, a volte anche più tardi, ma io lascio perdere, non dirlo neanche. E quindi stamattina ha pianto un pochettino e la maestra mi ha detto che si è addormentato sopra la sua spalla fino a 5 minuti prima che lo andavo a prendere. Jennifer invece è tutto a posto, sono già le 10:20, la si sta dormendo, infatti mi è ricrollato in macchina, volevo andare a tagliare i capelli ma non è stato possibile perché proprio lo vedevi che stava morendo di sonno. Quindi ora sono le 10:20 e sono tornata a casa, lui sta dormendo, ho messo una lavatrice e poi per mezzogiorno devo andare a prendere Jennifer, perché per il momento fanno fino a mezzogiorno, poi inizieranno fino alle 2. Io, come al solito, oggi ritorno al lavoro, sempre dalle 5:15 così fino alla chiusura, e sono distrutta, ragazzi.
Io voglio concludere qua questo video perché è un pochino di cose da fare in casa e pian piano, ragazzi, cercherò di riuscire a fare più video. Per il momento, ahimè, sono molto incasinata e faccio fatica a fare video, quindi spero che lo stesso vi facciano piacere questi video che sto caricando. Vi mando un grossissimo bacio e vi aspetto a un prossimo video. Baci baci, e ricordatevi che l'impossibile può diventare possibile, quindi ce la faremo a fare più video. Pian piano si va lontano. Ciao!